E ancora la 2 di pallavolo maschile, tra poco più di mezz'ora alle 20:30 l'Emma Villa Siena affronta in casa i Veneti del Porto Viro nella gara 1 della semifinale playoff. I senesi partono favoriti contro un avversario battuto già 2 volte in campionato. Ce ne parla Roberto Viggiani. È il primo atto di una sfida che porta diritto in finale a giocarsi la promozione in Superlega. Match tutt'altro che prevedibile. Conta poco la doppia vittoria conquistata da Siena contro Portoviro in campionato. Sono pur sempre partite, quindi bisogna affrontarle come una qualsiasi partita. Certo, ha un valore diverso, però penso che vinca chi insomma riesce ad interpretarla al meglio senza farsi prendere da troppi altri pensieri, insomma, pensare solo al gioco. Portoviro, che ha chiuso la stagione regolare al 7° posto, è squadra di grande esperienza e qualità. Nei quarti è eliminato a sorpresa Cuneo e ora vuole giocarsi le sue carte contro l'Emma Villas, che però nell'ultima parte della stagione ha dimostrato di essere in piena salute. Soprattutto solide e con un'ottima capacità di reazione. La gara di Brescia, vinta al tiebreak, è lo specchio di un gruppo che non molla mai e che ha nell'opposto brasiliano Mateus Krawczuk l'arma in più per scardinare le difese avversarie. Magari a cominciare proprio da questa sera, sarebbe infatti fondamentale iniziare il cammino di semifinale con una vittoria per poi provare a chiudere i conti già domenica in Veneto.